Ma il viaggio verso Itaca era ancora lungo. Così proposi di partire. Circe, che era saggia, capì di non potermi trattenere con la forza e decise di lasciarmi partire, non prima, però, di avermi dato provviste per il viaggio e saggi consigli. Ma altre avventure ben più pericolose mi stavano aspettando. Innanzitutto, dovrai costeggiare l'isola delle sirene. Esse, con le loro soavi voci, attirano i marinai sugli scogli. Il loro magico canto ammalia gli uomini e li conduce a morte certa. La stessa fine che farai con i tuoi uomini, se non segui i miei consigli. Sciogli la cera che hai nella stiva e mettila nelle orecchie dei tuoi marinai. In questo modo saranno sordi al canto magico. E tu, se vorrai ascoltare le sirene e sopravvivere, fatti legare all'albero della tua nave. Ordina che ti leghino con cura e che non ti ascoltino se chiederai loro di accostare all'isola. Se segui i miei consigli, non correrai alcun pericolo. In caso contrario, andrai a morte certa. Voglio ascoltare questo canto fino alla morte. Slegatemi! Dirigeremo verso l'isola. Perché continuare ad errare alla ricerca della patria ormai perduta? Rimaniamo qui, cullati per l'eternità dal melodioso canto delle sirene. Voglio restare. Slegatemi! In piedi, marinai! Non mi sentite? Slegatemi! Siete sordi? Ma dovevamo continuare.
Ricordai le parole di Circe. Una volta sentito il canto delle sirene, affronterai Scilla e Caridi, due grandi mostri. Non potrai evitarli. Potrai soltanto scegliere con quale cominciare. Se vedrai attaccare qualche tua nave, non tentare di difenderla se non vuoi fare la sua fine. Non si può fuggire all'abbraccio di Cariddi. Quanto più in fretta ti allontanerai da uno dei mostri, tanto più ti avvicinerai all'altro. Se tu scegli Cariddi, ti aspetterà Scilla. Anche lui regna su tutti e si nutre degli uomini portati là dall'avverso destino.